Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Terzo Tempo Live, 16 e un minuto. Ci troviamo a commentare l'ennesimo disastro biancazzurro, 2-0, il verdetto finale per il Venezia, i gol nel primo tempo al 15° l'autorete di Sørensen su angolo di Tögurdo, nella ripresa al 29° rete di testa sempre su palla inattiva, su calcio d'angolo, questa volta battuto da Dezzi, è entrato in corso d'opera di Capitan Modolo nel finale. Setter, che era entrato al posto di Odgaard al primo minuto della ripresa, ha fallito il penalty che avrebbe potuto rimettere in carreggiata il Pescara. Ma davvero una partita inguardabile nel primo tempo, un primo tempo sconcertante, sinceramente sconfortante, anche perché c'erano state buone sensazioni dalla trasferta di Empoli. Questa era una partita da vincere, il Pescara subito basso, poi ha cercato di alzare il suo baricentro nel secondo tempo, ma insomma è stato troppo tardi, sono arrivati troppo tardi questi cambiamenti dal punto di vista anche tattico da parte dell'allenatore. A questo punto sono 14 le sconfitte in campionato, di cui 7 all'Adriatico. Buonasera a Fabio Ferraresi. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Difficile davvero commentare questa ennesima pagina nera, diciamo, del Pescara di quest'anno. Beh, nella tua premessa comunque ci sono degli spunti da cui poter partire. E quando tu inizi una partita che devi vincere per forza per provare a uscire dalle ultime posizioni con questo atteggiamento, con questa remissività, comunque aspettando la squadra così bassa, diventa complicato poi, no? Al di là dei due gol presi su palla inattiva, al di là che questa squadra, come spesso ha detto Pierpaolo anche il lunedì sera, è una squadra che anche io adesso mi devo ricredere, è una squadra che sicuramente ha dei limiti e che si è cercato di correggere a gennaio, ma comunque ha delle lacune soprattutto a livello di personalità. Però io continuo a dire che il manico ha delle responsabilità non indifferenti, perché comunque tu devi provare a dare un'impronta alla squadra, e io in queste ultime 7-8 partite l'imprinting dell'allenatore, oltre che una pallonata in avanti e cercare di accorciare, non vedo altro a livello offensivo, e devi mettere anche i giocatori in condizione di poter fare qualcosa davanti, perché se tu giochi soltanto aspettando l'avversario è difficile vincere le partite, Massimo. Oggi se non facevano due gol su palla inattiva poteva finire 0-0, ma sì. 0-0, 0-0, 0-0, se sei ultimo in classifica non ti tiri fuori, quindi devi provare a proporre qualcosa di diverso. Io la penso così, anche i cambi a fine primo tempo non mi hanno convinto assolutamente. E continuo a ripetere che i giocatori hanno delle responsabilità, ma secondo me chi comanda la squadra, chi l'allena, chi fa le scelte deve dare un messaggio diverso. Vedremo quali saranno le decisioni del club, perché insomma la classifica è quella che è, anzi andiamo a guardarla perché rimane quella di inizio partita, purtroppo, perché il Pescara è ultimo, tra l'altro devono giocare ancora le altre squadre pericolanti. L'Entella domani affronterà il Frosinone, Entella ultimo in classifica insieme con il Pescara nel pomeriggio di oggi. Anzi, partiamo da ieri: Monza-Pisa 0-2, doppietta di Palombi. Oggi Salernitana-Vicenza 1-1, a Cremona-Lecce batte Cremonese 2-1, a Pescara-Venezia batte Pescara 2-0, a Lignano, Sabbia d'Oro, Cittadella batte Pordenone 1-0. Alle 16, tra pochissimo, anzi appena cominciato, il big match di fronte Spal ed Empoli. Domani alle 15 Entella Frosinone, alle 17 Reggiana Ascoli, alle 18 Brescia Chievo. Lunedì 15 febbraio il posticipo, alle 21 il derby calabrese di fronte Cosenza Regina. Diamo dunque uno sguardo alla classifica, eccola qui. L'Empoli in testa con 43 punti, però insomma ci interessa soprattutto il fondo della classifica, con il Pescara che rimane a 17 punti. È una situazione molto, ma molto particolare, usiamo questo termine, però insomma è davvero un momento buio nel calcio pescarese. Ripetiamo, questa è la 14esima sconfitta, 7ª davanti al pubblico amico che non c'è più perché per i noti motivi all'Adriatico Giovanni Cornacchia, la 7ª sconfitta. Tra l'altro il Pescara non segna in casa
dalla partita con il Brescia. Dal 61esimo di Pescara-Brescia dello scorso 22 dicembre, la rete di Sasà Bocchetti. Tra l'altro gli attaccanti non vanno in gol da Pescara-Monza, 19 dicembre 3-2 il verdetto finale, andarono a segno sia Setter che Galano. Setter oggi ha sbagliato un calcio di rigore all'85esimo, ha calciato non male di più, ma si vede che Setter non sta affatto bene. Non so, una tua valutazione anche su Setter, perché mi è sembrato proprio evidente. Sì, che comunque il ragazzo abbia dei problemi fisici e vada gestito, questo ormai è appurato. Però non penso che le colpe adesso... No, sto dicendo... La partita si poteva riaprire, nel calcio ci sta tutto il contrario di tutto, il Pescara se avesse fatto gol magari la pareggiava, ma pareggiava una partita assolutamente immeritatamente, perché comunque il Venezia non ha giocatori formidabili o chissà quali fuori classe, però è una squadra che gioca forse anche libera di testa perché la posizione di classifica glielo permette, ma gioca con delle idee, ha delle giocate predeterminate, si muove bene con le catene, giocando con questo modulo sanno fare bene i movimenti sugli esterni, già giocatori di qualità, sa quello che deve fare. Io quando il Pescara recupera palla o comunque prova ad impostare un'azione vedo una squadra che non sa cosa fare e questa è la cosa su cui un allenatore deve incidere. All'inizio gli abbiamo dato l'alibi che giocava ogni tre giorni, che non poteva comunque provare, che ha cercato di difendersi con questo sistema di gioco un po' più abbottonato, però... Tra l'altro ha fatto meglio quando giocava ogni tre giorni il Pescara. Sì, adesso gli alibi secondo me sono finiti anche per Breda, perché comunque non si può giocare soltanto tirando qualche pallonata in avanti alla Sperindio. Questo è un calcio veramente a livello di parrocchia, non voglio esagerare, ma poco ci manca. Un punto nelle ultime sei partite e cinque sconfitte. Abbiamo già visto inquadrato il nostro inviato Alessandro dello Stadio Adriatico, Giovanni Cornacchi, Enrico Giancarli. Enrico, a te per la cronaca di questa partita. 2-0 per il Venezia, che non vinceva l'Adriatico da ben 20 anni, da quasi 20 anni, stagione 2000-2001. 3-2 il verdetto finale all'epoca. A te, Enrico. Sì, ciao Massimo, un saluto a te, un saluto a Fabio Ferraresi. Io, prima di andare ad analizzare la cronaca della partita, volevo dire un po' la mia su quella che è la situazione, perché l'approccio per me era identico, spiccicato, a quello della partita con la Regina, ovvero un approccio completamente sbagliato. Baricentro basso, squadra che si è consegnata all'avversario. Nel secondo tempo, con i cambi e con Tabanelli un po' più alto, il Pescara, se non altro, ha provato a giocare senza però creare pericoli nella metà campo del Venezia. Poi è arrivato dalla palla inattiva il gol del 2-0 e negli ultimi 10 minuti ha creato più occasioni il Pescara che non le due squadre nell'arco poi dei precedenti minuti, perché non ci dobbiamo dimenticare il colpo di testa di Scognamiglio salvato in corner, il calcio di rigore di Setter e l'altro colpo di testa di Scognamiglio nel finale consegnato letteralmente tra le braccia di Pomini. Al di là delle analisi tattiche, vi dico, io sono uscito dallo stadio con il presidente onorario Vincenzo Marinelli, che era sconcertato per quanto visto nel primo tempo, ha detto un po' meglio nel secondo tempo, preferisco non parlare perché in questo momento c'è poco da parlare, e sentendo anche dei rumors c'è probabilmente la volontà di cambiare la guida tecnica, però Massimo, sono dei rumors che ho captato perché non parla veramente nessuno. La cronaca: Venezia batte Pescara 2-0, atteggiamento, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, completamente sbagliato, baricentro basso, squadra che si è consegnata all'avversario sugli sviluppi di un calcio d'angolo completamente regalato da Bellanova, arriva il vantaggio, angolo di Tugurdò e tocco sfortunato nella propria porta di Sorensen, tra qualche protesta perché il danese potrebbe essere stato spinto alle spalle da un giocatore del Venezia, ma il Luzzi di Molfetta convalida il gol. Nel primo tempo ti aspetti una reazione del Pescara? Assolutamente no, squadra completamente fuori fase, non crea neanche un'opportunità, anzi su un erroraccio di Scognamiglio è Bocalon che ha mandato esaltato Fiorillo, che ha mandato in corner per il possibile 2-0. Nella ripresa tre cambi subito del tecnico Breda, perché entra Setter al posto di Odgaard, entra Balzano al posto di Sorensen, Nzita al posto di uno spento Masciangelo. L'atteggiamento
è leggermente cambiato, nel senso che il Pescara prova a essere un po' più alto, poi il tecnico Breda si mette a due e mezzo con Valdifiori e De Sena, alza Tabanelli sulla linea di Macin, poi cambio anche in mezzo, un po' più di sostanza con Omeonga al posto di Valdifiori, dentro anche Capone, abbassando addirittura Tabanelli sulla linea dei due centrocampisti per mettere qualità, ma sul cross, sullo sviluppo di un calcio d'angolo completamente perso, Modolo firma il 2-0. Il Pescara, come detto, negli ultimi 10 minuti crea più palle gol di quanto non se ne siano viste dalle due squadre nell'arco dei primi 75 minuti, perché Scognamiglio su una punizione battuta da Macin e salta Pomini che manda in corner, una conclusione se di Tabanelli, sfiora il palo, poi la trattenuta ai danni di Setter, calcio di rigore ineccepibile, ma Setter calcia alle stelle e nel finale colpo di testa di Setter a servire Scognamiglio che sostanzialmente consegna il pallone tra le braccia di Pomini. Finisce 2-0 con la panchina di Breda che è a rischio, i rumors dicono di un possibile cambio, staremo a vedere quale sarà la decisione della società biancazzurra. Ricordiamo che neanche oggi allo Stadio Adriatico c'erano i direttori e il presidente Daniele Sebastiani. Domanda mia, Massimo, per te e per l'amico Fabio Ferraresi: per quale motivo secondo voi questa squadra si consegna letteralmente agli avversari e poi quando inizia a giocare dimostra di poter giocare? Solo colpa dell'allenatore? Io le colpe di Breda le ho evidenziate sul mio modo di vedere da tanto tempo, anche quando si vinse a Reggio Emilia, oppure c'è qualcos'altro? Perché comunque il Venezia, per onestà di cronaca va detto, correva il triplo rispetto al Pescara. Correva il triplo perché ne aveva di più o correva il triplo perché sapeva correre meglio? A voi. Vabbè, c'è un po' dell'una e un po' dell'altra spiegazione. Io dico che meriti e demeriti vanno sempre equamente distribuiti. Dico soltanto che questa squadra sicuramente ha un po' il freno a mano tirato ormai da diverse settimane e lo abbiamo sottolineato anche contro la Regina una settimana fa. Poi c'era stato questo risveglio, questo segnale di vita, diciamo così, anche incoraggiante della partita, della gara di Empoli, dove non aveva fatto una gara diciamo all'arrembaggio, assolutamente no, perché secondo me questa squadra, io ripeto il mio sommesso punto di vista, questo è insomma, non può permetterselo per caratteristiche, ma soprattutto perché al di là del modo di vedere il calcio dell'allenatore, della sua idea di gioco, Fabio, e chiedo a te, ci sono troppi giocatori che sono arrivati, che hanno curriculum, ma non hanno neanche ritmo gara. E purtroppo bisogna aspettarli, ma la Serie B non ti aspetta, perché adesso siamo già alla quarta giornata di ritorno, ci sono 15 partite, non sono poche, ma non sono neanche tante. No, sicuramente l'allenatore quando dà degli input per preparare una partita lo fa in base alle caratteristiche dei giocatori che schiera, no? E quindi l'abbiamo detto tante volte, su questa cosa sono d'accordo con te, e le caratteristiche dei nostri difensori non sono caratteristiche di giocatori che prediligono ad andare in avanti, accorciare lo spazio e lasciarsi campo dietro perché hanno poca gamba e poca velocità, però c'è modo e modo di preparare una partita. È vero che, abbiamo detto tante volte, tu non lo puoi fare per 90 minuti, anche per il motivo che hai appena accennato tu della condizione fisica di alcuni giocatori, però è vero anche che giochi in casa col Venezia, sai che devi vincere. Secondo me i primi 10, 15, 20 minuti devi dare un altro input alla squadra. Andiamo a prenderli alti, proviamo qualche uscita, perché in una settimana di lavoro, adesso ce l'aveva il tempo per preparare le uscite su quello che facevano loro nella prima costruzione, e invece niente, cioè una squadra che aspettava il Venezia a 10 metri dalla propria area di rigore, quindi di conseguenza stava lunga 60-70 metri. Soprattutto i quinti troppo bassi, no? Perché quindi, tu quando ti schieri con la difesa a tre, comunque i quinti devono essere un po' più offensivi, no? un po' più intraprendenti, propositivi. Bisogna fare delle scalate in avanti se si vuole andare a prendere la squadra avversaria, certo, in un certo modo, e mettergli un po' di paura, un po' di pressione, fargli capire: oh, giochiamo in casa, oggi noi vinciamo noi. E invece è stato il contrario. Il Venezia ha preso coraggio con giocate semplici, giocate di un modulo
provato e riprovato di un allenatore comunque che ha voglia di proporre contro un allenatore che ha voglia di difendersi, e la differenza sostanziale là. Però anche nelle scelte, come ho detto prima nel primo intervento, io l'allenatore Breda, per carità, allena a certi livelli da tanti anni, io sto qua sulla seggiola a parlare con te, probabilmente ha ragione lui, ma non capisco come possa far giocare un giocatore come Sorensen, terzo di destra, è stato palese, lampante, una palla nel primo tempo buttata sullo spazio, dove il giocatore avversario del Venezia, ora non mi ricordo se fosse Aramo o qualcuno. No, mi sembra di Mariano, non vorrei sbagliarmi, però forse era di Mariano. Credo di non sbagliarmi, gli ha dato 5 metri. Sì, è vero, sono d'accordo. Però tu le vedi queste cose durante la settimana, io credo che questo giocatore non possa fare il terzo di destra. Nel momento in cui tu hai Bocchetti e Scognamiglio, e capisco che due difensori mancini, uno debba fare per forza il centrale, mettici Balzano, che ti ha dato garanzie su tutte le partite che ha fatto in quel ruolo, no? O comunque, rimetti Gut, che ha fatto molto bene a Empoli, come no? Sono scelte strane, scelte di che da qua forse è più facile, però credo che siano scelte sbagliate. A fine primo tempo tu stai perdendo, devi recuperare la partita. Il tuo unico modo di giocare è tirare le pallonate in avanti, perché togli Odgaard. Cioè tu giochi solo a pallonate in avanti. Cioè giochi con due punte. A questo punto ci metti Setter vicino e togli. Se vuoi continuare a giocare a tre perché continui a dire che la difesa ha bisogno di protezione, togli Valdifiori perché è un giocatore inutile. Se la palla gli passa sopra la testa ogni volta, non serve. Sì, perché rinuncia alla costruzione. Provi a fare un 3-4-1-2, certo. E butti qualche pallonata in avanti, accorci, e allora avrebbe un senso. Ma fare cambio per cambio, credo che l'allenatore, con tutto il rispetto, lo possa fare anche chi lavora in edicola. Ma non voglio offendere nessuno, però è facile fare sempre cambio per cambio. Sì. Non proviamo mai a cambiare qualcosa. No, diciamo che l'effetto Breda, io insomma sì, sono d'accordo con te, però Breda ha fatto bene sino a Reggio Emilia. Sì, Massimo, ha fatto bene quando è entrato nella testa dei ragazzi. Comunque... No, 8 partite e 12 punti, i numeri non mentono mai, fino a Reggio Emilia secondo me ha fatto un buon, cioè il ruolino di marcia è stato positivo, assolutamente, perché la squadra si era ripresa. Anche dal punto di vista così caratteriale, il gioco non si è mai visto quest'anno, non si è visto prima, non si è visto dopo, però io dico sempre che in questi momenti tu devi fare la guerra. Purtroppo, al di là dell'atteggiamento, che non è stato mai propositivo, questa squadra anche nel primo tempo ha palesato delle carenze anche sotto questo profilo, cioè il Venezia era più aggressivo, più determinato, il Pescara invece è sangue, un po' come era successo con la Regina, è questo che mi lascia molto ma molto perplesso. Sono d'accordo con te, Massimo, però secondo me la guerra la riesci a fare quando tu giochi in avanti, quando tu vai alla ricerca di una seconda palla, certo. Quando stai sui 60-70 metri. Come ha provato a fare poi nel secondo tempo? La guerra non la puoi po'. Fare perché sì. La palla non la prendi mai, perché certo. Loro hanno un'idea di gioco, hanno giocato bene, con delle giocate, come dicevo prima, organizzate, giocano di prima, si muovono tra le linee, gli esterni vengono dentro, Bocalon fa salire la squadra. E la palla non la prendi mai, la guerra come la fai? Tokudo che si abbassava tra i due centrali e faceva gioco. Ha fatto una buona gara. Assolutamente. Enrico, stavi intervenendo, mi pare. Sì, perché volevo aggiungere una cosa rispetto all'analisi che stavate facendo voi, perché Breda ha fatto autocritica dopo la partita con l'Empoli, no? Se non ricordo male, in conferenza stampa. Sì. Dicendo che probabilmente aveva esagerato nel far giocare subito troppo i nuovi, dimenticandosi tra virgolette chi aveva fatto comunque bene in una prima parte della sua gestione, no? Quella che ricordavi tu fino a Reggio Emilia. Però poi dalle parole non ho visto i fatti oggi, perché alla fine hai scelto Odgaard per Setter, hai scelto Sorensen per un Balzano o un Gut, a centrocampo c'era solo Valdifiori e tenuto fuori Omeonga, che aveva fatto molto bene nella seconda parte di Empoli. Ecco, quindi c'è anche qualche incongruenza, c'è. Io devo dire che dei nuovi arrivati, secondo me, chi è convincente è uno solo, ed è Tabanelli. E altri ancora non li ho visti, se non sprazzi di Odgaard nella prima parte di Chievo. Sì, Enrico, per carità, i punti di vista sono tutti rispettabili, però rispetto alla partita di Empoli, intanto non c'era Busellato squalificato, quindi il cambio lì era obbligato e ha rimesso De Sena. Poteva giocare Omeonga.
Ma Omeunga ha fatto, sì, hai detto bene, ha fatto una discreta partita quando è entrato in corso d'opera molto bene. Allora si potrebbe dire perché non ha giocato Nzita dal primo minuto al posto di Masciangelo, ma io dico al di là delle scelte. No, ma io mi riferivo soltanto, Massimo, scusami, mi sì. riferivo all'autocritica che aveva fatto bene. Ma l'autocritica, dicendo, ma non ho era messo in campo troppo presto i nuovi. Ma aspetta, ma oggi non ha fatto tantissimi cambi, cioè nel senso che un cambio era obbligato, poi in realtà c'è stato Sorensen. Seter non ha giocato, Enrico, guarda, è palese, Seter non sta bene, perché non credo che sia autolesionista Breda che non faccia giocare appunto Seter dall'inizio. Però in difesa io credo che al di là del curriculum dei giocatori, al di là di una botta che ha preso alla caviglia, io credo che Gut sia l'unico che stia dando questo veramente garanzia. Questo sì, ma su questo siamo d'accordo, però naturalmente alla prova dei fatti, come diceva Fabio, è chiaro che noi lo abbiamo visto adesso in campo, abbiamo pensato tutti quanti perché non Gut e Sorensen in quello stato, assolutamente. Tra l'altro Gut a mio avviso è stato il migliore della linea difensiva ad Empoli, non solo in quell'occasione, sì, ma anche nelle precedenti partite, sta crescendo a vista d'occhio. Ma Breda aveva fatto anche, Fabio, autocritica sul discorso del sistema di gioco, no? Diceva che insomma questa squadra a 4 secondo lui non può ancora giocare perché ci vuole tempo. Sì, sul fatto che ci voglia tempo siamo tutti d'accordo. Un allenatore che subentra fa fatica a dare un'impronta diversa rispetto a quello che è stato fino a quando non c'era lui. Però puoi giocare benissimo anche a 5, si può giocare anche a 6, non è quello il problema, però ogni tanto bisogna fare delle scelte diverse rispetto a quelle che ma sono, su questo siamo, subiamo sempre l'avversario, certo, e certo, poi speriamo, certo, perché questo atteggiamento, io su quello mi soffermo. Se tu giochi a 5 contro una squadra come oggi che ha fatto un 4-3-3, ogni tanto anche un po' mascherato perché Aramu andava un po' dove voleva, certo, no? Però in casa contro il Venezia, un Bellanova, un Masciangelo devono provare ad uscire sui loro terzini. Bravo. Una volta su un ma giro infatti, palla. Infatti a me, io sono rimasto perplesso nel primo tempo proprio per questo. Se no? Stanno sempre là sulla linea dei tre, poi li mettono in mezzo, no? Certo, perché certo, comunque è un sistema di gioco come quello del Venezia di oggi, al di là che era un po' ibrido, il 4-3-3, il 5-3-2 lo mette in difficoltà sugli, sì, esterni, perché, sì, se la catena si muove bene, terzino, mezzala, esterno alto, ti massacrano. È vero. E se tu non provi con un quinto una volta ad andare in avanti, con il terzo a scalare forte sull'esterno alto, sono d'accordo, sei sempre morto. E là e la loro forza del primo tempo, secondo me, è stata quella. Sugli esterni hanno fatto bene. Assolutamente, il Venezia ha confermato la posizione di classifica che occupa, tra l'altro viene, questa è la terza vittoria consecutiva per i lagunari di Zanetti, un Venezia che è organizzato, sa quello che deve fare in mezzo al campo, ma lo sapevamo già. Tra l'altro la Cremonese, io avevo visto Venezia-Cremonese, Fabio, e la Cremonese aveva messo proprio in difficoltà il Venezia, perché è andato a prendere alto proprio il Venezia, cioè con questo atteggiamento anche coraggioso, senza farli giocare. Infatti il Venezia è stato costretto molte volte, spesso in quella partita, a buttare i palloni in avanti. Poi ha vinto la partita, perché la partita si può vincere anche grazie agli episodi. Si è inventato un gol all'80esimo forte, che oggi tra l'altro era assente e poteva essere un vantaggio per il Pescara, e ha vinto la partita. Però quello era il modo per metterli in difficoltà. Poteva essere quello. Per finire l'analisi che stavo facendo, voglio aggiungere due cose. La prima è che Venezia sicuramente è avvantaggiato, il mister Zanetti, dal lavoro dell'anno scorso di Dionisi, che certo, ha fatto sicuramente tanta roba, no? Aspetta, quest'anno c'è più qualità però. Sì, e oltretutto ha una squadra con più qualità, quindi lui è stato furbo, intelligente, un allenatore sicuramente promettente che su quella base poi ha lavorato. Infatti anche oggi questo modulo che dall'inizio vuole partire 4-3-3, ma spesso fa lo stesso modulo dell'anno scorso. Certo. E quindi avere continuità, avere programmazione, poi dopo i frutti si vedono col tempo, cercando di trovare l'allenatore che continua il percorso che è stato intrapreso. Invece qua negli ultimi 2 anni abbiamo cambiato tanto. Senza una grandissima logica. Ottimo lavoro lo scorso anno svolto da Fabio Lupo e Armando Ortoli. Bravissimi entrambi, uomini di calcio che non hanno bisogno di presentazioni. E poi voglio aggiungere, oggi sentivo la conferenza di Pirlo che parlava di atteggiamento, di modo di giocare in base alla partita che devono fare con Napoli. Ha detto che nella sua idea di calcio c'è di andare sempre in avanti, però è chiaro che alcune partite, come è successa l'ultima, penso con la Roma,
ha dovuto, anche per caso di forza maggiore, per i tanti impegni ravvicinati, decidere di aspettare. Aspettare. Però ogni tanto si va in avanti, non è che si sta sempre là dietro. Su questo siamo d'accordo. Enrico! Voglio aggiungere un'altra cosa, Massimo, io, che secondo me è un aspetto molto importante che vedendo la partita proprio dal campo balza all'occhio. Quando aveva la palla un giocatore del Venezia, se andava bene al Pescara era contrato uno contro uno, ma spesso aveva la meglio. Quando aveva il pallone un giocatore del Pescara invece erano subito triplicato e c'era il recupero palla immediato. Come dire, il Venezia correva 2-3 volte rispetto al Pescara. No, diciamo che sapeva correre di più. Correva meglio. Correva meglio, perché quando succede questo, Enrico, è perché stai meglio in campo e corri altrettanto bene. E purtroppo è sempre questo. Però anche mentalmente, perché se vai sempre a raddoppiare, a triplicare, mentre il Pescara spesso lascia delle autostrade, delle praterie, vuol dire... Ecco, attenzione che c'è Breda. C'è Breda. Vai. Luigi, non c'è? 7-8? Siamo, mister. Prego, mister, prego. Buon pomeriggio. Insomma, è sembrato di vedere quest'oggi la prosecuzione di Pescara Regina, soprattutto nel primo tempo, eppure il modulo era quello del 3-5-2, c'erano state anche delle variazioni nella formazione. E perché la squadra ancora una volta si è mostrata così impaurita, così spenta? Eh sì, abbiamo fatto un primo tempo con paura, senza personalità e quasi rassegnati. Perdendo quelli che erano i riferimenti e anche le cose che hanno fatto di buono, secondo me, la partita di Empoli. Poi si è tornato a farle nel secondo tempo, perché nel secondo tempo hai rialzato i ritmi, hai velocizzato la palla. Però logico che non puoi in questo momento concedere un tempo agli avversari, a una squadra poi che è forte. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più a livello di personalità, a livello di intensità, a livello anche di voler superare i problemi, perché a volte invece sembra che aspettiamo, non sempre, perché appunto il secondo tempo non l'hai fatto, neanche l'hai fatto Empoli, però che aspetti quasi rassegnato, e questa cosa qua dobbiamo togliercela subito. Mister, ma ha sentito qualcuno della società? No. Mister, buonasera, Luigi Di Marzio. Me poco fa ha detto, primo tempo ho giocato con paura, quasi con rassegnazione. Ma lei crede che Roberto Breda crede che abbia dato tutto a questo Pescara finora? Nel senso, non sa più cosa fare, non sa più cosa provare. È arrivato anche lei, tra virgolette, al capolinea delle idee? Ma no, perché alla fine ogni partita ti dà dei segnali e ti dà delle indicazioni. Io penso che la squadra rimanga ancora viva, la dimostrazione nel secondo tempo, che non è sbandato e non è preso una valanga di gol, ma da certi punti di vista sei rimasto in partita e potevi anche riaprirla in maniera anche abbastanza evidente. Però logico che anche che io sicuramente devo dare qualcosa in più. Poi io non parto mai dall'idea che è già tutto scritto, anzi, dipende sempre da noi. Logico che da noi, soprattutto per fare qualcosa di importante, per venire fuori da questa situazione, dobbiamo aumentare quello che è tutto quello che possiamo dare, perché con questo certamente non basta. Io le ho fatto questa domanda per un semplice motivo, perché a me ha dato la sensazione che la squadra sia parte a terra fisicamente, alcuni giocatori non pronti. Credo che l'emblema di questo Pescara sia l'asse nordico, quindi mi riferisco a Sorensen e a Odgaard, non parlando anche di altri singoli. Però le faccio questa domanda perché a livello caratteriale vedo una squadra completamente rassegnata, e la rassegnazione credo che sia l'alleato peggiore per lei in questo momento. Ecco perché le ho fatto questa domanda, se ha dato davvero tutto a questa squadra. Probabilmente un allenatore potrebbe anche essere inerme davanti a una situazione del genere. Ma allora non siamo sempre rassegnati, perché tu nel secondo tempo non hai giocato da rassegnato. Hai giocato con la voglia di provare a riaprirla, con dei difetti, con delle cose. Sono d'accordo che dobbiamo anche recuperare dal punto di vista della condizione dei giocatori, però allo stesso tempo hai provato anche a fare la partita. Il problema è il primo tempo, ma non è solo una questione di assegnazione, bisogna anche metterci un pochino di personalità
e cercare di far tutti qualcosa in più, perché al di là delle idee, idee che si possono provare, ma poi dopo bisogna anche farle. E tante volte capita che invece poi dopo alla minima pressione ti sciogli e non li rischi neanche. Un difetto che abbiamo noi è che proprio siamo lenti nel fare la palla, ma per insicurezza, no? Perché per mancanza di idee. Il problema è che quando sei così, poi dopo vedremo da tutti quanti di mettersi a posto e anche di essere poco efficace e di essere prevedibile. Noi invece dobbiamo tornare a fare per 90 minuti poche cose semplici ma molto veloci. Senta, mister, io ho notato una cosa, secondo me questa squadra, io sono d'accordo con lei, insomma, la difesa a tre secondo me è il sistema di gioco più congeniale alle caratteristiche in questo momento dell'organico. Per la difesa a quattro ci vuole più tempo, come aveva detto anche nel mea culpa del post partita di Empoli, però con questo sistema di gioco è chiaro che devi essere più propositivo secondo me con gli esterni, invece gli esterni sono stati per troppo tempo nel primo tempo bassi. Cioè è una questione di mentalità che deve cambiare. La palla deve anche arrivare sugli esterni, noi invece siamo lenti a farla arrivare sugli esterni e tante volte dipende un minimo di, come hai fatto nel secondo tempo, un minimo di intraprendenza va fatta anche dall'iniziazione. Invece tante volte l'iniziazione quasi non la vogliamo, invece là dobbiamo essere bravi a no, però giocare, io, mister però no, sì. Io intendevo dire nella fase di non possesso. Cioè i due esterni sono già quasi sulla linea dei tre difensori. Oggi no, perché Villanova era più alto, avevamo usato delle uscite diverse, col quinto di destra più alto sul loro terzino e di qua un pochino più bassi. Poi al secondo tempo invece siamo andati con tutti e due alti a prenderli. Logico che quando non hai certe convinzioni, certe sicurezze, anche le cose a volte le fai con un attimo di ritardo ed è quello che noi dobbiamo toglierci. Noi non dobbiamo pensare, da certi punti di vista dobbiamo pensare da ultimi classifica, ma non quando abbiamo la palla e quando giochiamo, perché se no veramente poi dopo non giochi più. Invece tu devi giocarti un po' da pari, come hai fatto appunto il secondo tempo. Non è una questione di moduli, di interpretazione, ma proprio di voler fare le cose e di non aver paura di farle, perché appunto se dobbiamo, l'ho detto anche tra primo e secondo i ragazzi, ma se dobbiamo morire però provandoci, da questo punto di vista il secondo tempo l'hai fatto, non è che il primo tempo non l'abbiamo detto, l'abbiamo detto anche il primo tempo, almeno per il secondo tempo c'è stato un segnale di una squadra che ci ha provato. Mister, buonasera, le volevo chiedere intanto se sta pensando alle dimissioni. E poi le volevo chiedere nell'eventualità se questa squadra nel secondo tempo ha messo due persone dietro l'unica punta, le chiedo anche questa volta, è più utile che si vada a pressare prima gli avversari invece che lasciarli 40 metri di campo e arretrare tutti quanti dietro, perché comunque inizio partita Odgaard era sempre da solo con tutti i limiti di un ragazzo a mio avviso non forte per questa categoria, questo è il mio punto di vista, però con Seter, con due giocatori dietro di lui, con maggiore persone davanti, era forse la soluzione migliore, quindi un 3-4-2-1, un 3-4-3 a differenza del 3-5-1-1, grazie. A Odgaard non è che possiamo dargli le colpe, stiamo facendo male tutti quanti, poi tante volte nel mettere la squadra in campo dipende anche a chi è a disposizione in quel momento della stagione, perché tu hai Galano che è ancora anche ieri durante l'allenamento è uscito, hai Setel che non sta bene, hai Giannetti che è fuori, quindi i due giocatori offensivi, quei più offensivi che avevi tranne Capone, li hai messi in campo, che erano Macin e Tabanelli. Poi la collocazione del campo relativa, perché poi 3-5-1-1, 3-4-3 contano più caratteristiche, tu in campo c'avevi sempre due mezze punte, quindi non è quello il discorso, è che appunto se vogliamo far arrivare la palla davanti dobbiamo anche iniziare a impostare con più tranquillità e con più sicurezza. Mister, buonasera. Stavo pensando qualche gesto eclatante, ovviamente sono le dimissioni.
Mister Salvo, buonasera. Volevo sottolineare una cosa che lei ha ribadito anche oggi, l'aveva ribadito anche la partita con la Regina, cioè il fatto che la squadra non riesce a fare quello che probabilmente preparate, il piano partita, ciò che in settimana andate a studiare. E a me implicitamente mi fa pensare che è un po' una forma di impotenza da parte sua, nel senso che io cerco, lavoro in settimana, poi arriviamo alla partita e non riusciamo a fare quello. Le chiedo, non pensa di fare qualcosa adesso di diverso proprio perché il suo messaggio evidentemente non sta passando, nel senso che se quello che provate poi perché la partita il Pescara l'ha fatta dopo il 30esimo quando il Venezia è sceso, chiaramente è evidente che è sceso di ritmo, però probabilmente c'è qualcosa che anche lei potrebbe fare, non so cosa, però se il messaggio non passa, ed è la seconda volta che lei con molta onestà, che io la riconosco tutta, l'ha detto, cioè la squadra riesce a fare quello che poi noi proviamo. Allora, idea che uno non è che è partito solo con idee ne ha provate diverse, forse in questo momento bisogna anche trovare chi è più mentalmente, non dico spensierato, ma più libero, che può provare a fare, perché non è che vengono chieste cose impossibili, si tratta però di metterle dentro e di provarle, a volte le fai con magari con giocatori diversi, questo sì. Cioè, quindi significa anche riformattare un po' la squadra come scelte? No, provare più alternative, perché alla fine non è vero che però, a momenti le fai anche, appunto, poi dal 30esimo non sono d'accordo che le squadre si sono allungate, hai provato a fare qualcosa in più, però l'hai fatto preso dal fatto di essere sotto di un gol, invece devi farlo sempre, devi farlo fin dall'inizio, devi farlo con maggior personalità, come hai fatto un pochino a Empoli, e dobbiamo appunto iniziare a farlo fin dall'inizio. Posso? Mister, buon pomeriggio, Massimo, se posso faccio una domanda. Francesco, vai. Mister Buprigio, ecco, però al di là di tutti questi discorsi tattici eccetera, che trovano appunto un senso fino a un certo punto, data che questa prestazione non è la prima volta che si vede, ecco, io le chiedo, ma quanta rabbia e quanta delusione c'è in lei e quanta rabbia e delusione c'è in una squadra che oggettivamente ci è sembrata veramente morta, per non dire altre parole? Morta con la Regina, oggi siccome è morta l'hai fatta per mezz'ora, dopo no, dopo non eri morta. Rabbia e delusione ce n'è tanta, perché alla fine uno cerca sempre di guardare avanti e di trovare soluzioni, e fino a quando non ti arrivano è logico che c'è tanta rabbia e delusione. Posto? Rimanete lì, arriva il capitano. Grazie. Chi arriva, scusa, Balzano? Se non ho capito male... Okay, sta arrivando, credo, Antonio Balzano, se non ho capito male. La voce era naturalmente Max Mucciante, responsabile del... Ah, eccolo qui. Ah no, Fiorillo. Non era Balzano, ma Fiorillo. Ho capito male io. Vai, Luigi. Vai, Massi. Vincenzo, buonasera. Buonasera, siamo in diretta su Rete 8 Sport. Allora, no, niente, intanto ti vorrei chiedere, insomma, come valuti questo momento, che spiegazione dai a questa prestazione che è stata sconfortante, almeno nel primo tempo, qualche segnale, diciamo, di ripresa nel secondo? Ma sì, l'ammarico è tanto, perché non riusciamo a dare continuità di prestazioni, soprattutto a livello di atteggiamento, ecco, perché martedì, seppur soffrendo, avevamo dato segni di grande agonismo, e che oggi per tutto il primo tempo almeno sono mancati totalmente, ecco. Penso che così molli si fa fatica, ecco. Ci vuole tutt'altro spirito, tutt'altro atteggiamento, ecco, soprattutto in questo momento, per credere appunto a quello che già è un percorso difficile. Ecco, buonasera Fiorillo, proprio a tal proposito, visto che la classifica è quella che è, la posizione è molto grave, le prestazioni sono brutte, perché questo spirito battagliero manca? La classifica è pessima, bisognerebbe andare in campo con un altro atteggiamento, e perché una partita sì e magari è 5 no, almeno a giudicare da quest'ultimo scorcio?
non lo so neanche io. Dobbiamo veramente singolarmente farci un esame di coscienza ma profondo, per capire che in questi momenti qua ci vuole anche coraggio, ci vuole coraggio di osare qualcosa in più in campo, perché la situazione, parliamoci chiaro, ad oggi è disastrosa, quindi ci vuole un cambio proprio nell'interpretazione anche della gara. Dobbiamo appunto togliere questo freno a mano che spesso teniamo su, perché così si fa veramente fatica all'interno della partita. Vincenzo. Sì, vai Luciano, vai. Grazie. Ciao Vincenzo, senti, tu sei un uomo di lungo corso qui a Pescara, hai vissuto momenti bellissimi, ma hai vissuto anche delle stagioni molto complicate per certi versi simili a questa, quella della Serie A, con tutte le differenze del caso, ma anche quella della salvezza di Pillon e quella dell'anno scorso. A livello di atteggiamento, perché di tattica con te ovviamente non è il caso di parlarne, il gruppo, rivedi gli stessi spettri o qualcosa di peggiore? No, guarda, sono più preoccupato per questa mancanza di continuità, ecco, nell'atteggiamento. E, ripeto, bisogna cercare di avere un altro spirito, ecco, di tenerci tanto a questa situazione, volere veramente venire fuori anche un passo alla volta, però allo stesso tempo credo che ci voglia anche un pizzico in più di coraggio, ecco, quando scendiamo in campo, perché non si possono alternare queste fasi delle partite dove magari a volte hai più coraggio e certe cose ti vengono, e a volte dove subisci troppo passivamente l'avversario. Ivano? Sì, ciao. Il mister prima parlava di due aspetti che tu hai rimarcato. Uno soprattutto è quello del coraggio, mi sembra anche che purtroppo non si riesce a fare quello che poi in settimana si prova. Eppure questa è una squadra che, soprattutto da quando il mercato si è chiuso, quindi con i nuovi innesti, è una squadra molto più esperta come curriculum, come pedigree, come età, rispetto a quella che c'era prima. Come te lo spieghi questo fatto che la personalità che dovrebbe essere propria delle squadre esperte invece è quella che proprio manca in questa squadra? Sì, sta venendo a mancare, non in tutte le partite, ma ad oggi nella maggior parte, ecco. E come ho detto prima, se facciamo una prestazione così gagliarda Empoli, oggi dovevamo dare continuità perlomeno sotto quello che era l'aspetto dell'agonismo e della determinazione, della grinta. Poi ci sono gli avversari che cambiano, che sono organizzati, che hanno dei punti di forza. E invece molto spesso siamo qui a commentare prestazioni scialbe di determinazione, e questo non possiamo proprio permettercelo. Questa è la prima cosa che va cancellata, va aggiustata, va messa a posto, appunto con un esame di coscienza vero, che sia profondo di ognuno di noi, che tiri fuori quanto ci tenga, ecco, a questa situazione. Ma secondo te può bastare questo per recuperare tutti i punti che comunque siamo a recuperare? Perché è chiaro che adesso è una rincorsa dove non puoi più giocare per il pareggio. Cioè, può bastare questo, se ci deve essere anche qualcos'altro, visto e considerato che sui nervi forse abbiamo preso il pareggio a Empoli, oggi la reazione di tutto un quarto d'ora, ma forse i nervi non bastano, ci servirebbe qualcos'altro? No, sicuramente non basta solo questo. Quando parlavo di coraggio, parlo di coraggio di provare le cose che si preparano in settimana, perché se poi dopo in campo scendiamo timorosi e contratti così, abbiamo visto che facciamo ancora peggio, e penso sia questa l'unica cosa. Ma da che cosa dipende, scusa Vincenzo, perché se le provate in settimana e riesce tutto bene, poi il giorno della partita, non so, siete contratti, cioè, qual è la motivazione, qual è la causa? Beh, sicuramente la classifica non ti aiuta, ecco, devi tirare fuori qualcosa da dentro, ecco, cercare
di estranearti un attimo, almeno per quei 90 minuti, 100 minuti, da quella che è la situazione attuale, e fare una partita appunto al massimo, cercando di osare anche qualcosa in più, cercando di tirare fuori quelli che sono magari i propri punti di forza. Vince, ciao, buonasera. Si parla di questo esonero di Breda, del probabile arrivo, si fanno già i nomi di Grassadonia, forse potrebbero richiamare Odd, però una costante c'è, Vincenzo, cioè ci siete voi in campo. Una persona come te che ha fatto una scelta di vita e che ama Pescara, l'hai fatto tu e lo sappiamo tutti, ti abbiamo sempre elogiato per questo, ma come gli fai a trasmettere da capitano ad altri tuoi compagni? Io vedo, Vincenzo, certi atteggiamenti veramente fastidiosi e indisponenti di alcuni tuoi compagni di campo. Cioè, queste sono cose che non si allenano, Vincenzo, cioè, lo sai meglio di me. Non, è chiaro che tu, Balzano e forse qualche altro ragazzino, per il resto c'è, cioè, da veramente mettersi le mani sui capelli, che io non ho. Guarda, abbiamo anche questa settimana, appunto, ci eravamo anche parlati tra di noi, ci eravamo guardati in faccia, e appunto a Empoli avevamo fatto un altro tipo di prestazione. Quella di oggi onestamente mi lascia sorpreso e ci lascia sorpresi, e pensavamo appunto di dare continuità, ma come ti ho detto prima, nasce da ogni singolo giocatore, ecco, nasce dalle motivazioni vere che uno ha dentro di volere il bene del Pescara da qui a fine campionato. Ecco, sono, come avete detto voi, sono cose che non si allenano, ma sono cose che si possono cercare di trasmettere in qualsiasi maniera, ecco, con le buone, con quelle cattive, in ogni modo. Noi dobbiamo cercare, non è semplice, dobbiamo cercare però questo di farlo passare da qui alla fine, ecco, perché non possiamo permetterci lontanamente di mollare a febbraio un campionato, ecco, non lo possiamo, in primis per noi stessi, se abbiamo un po' di orgoglio, e per rispetto appunto di una città, ma ripeto, prima ancora di noi stessi come professionisti, perché penso che dentro dopo queste prestazioni non stia bene nessuno. Vincenzo, scusami, credi che qualche tuo compagno si senta già retrocesso? Perché a me, io ho avuto questa impressione al termine della gara di oggi. Si può anche perdere, si può anche retrocedere, però lottando un po' di più, Vincenzo. Ma se qualche mio compagno si sente retrocesso, non lo so, penso che chi se ne debba accorgere. Chi ha questo tipo di atteggiamento può benissimo starsene fuori da qui alla fine. Noi dobbiamo, ti ripeto, è troppo presto adesso per tirare queste somme. La situazione è vera e drammatica, ma come ho detto prima, non possiamo permetterci ora di mollare, e non lo faremo. Le parole le abbiamo fatte, sono sempre le stesse, sono già tante, e cerchiamo ora di preparare la prossima partita. Senti, io ti faccio un'ultima domanda, perché i numeri non mentono mai, però nelle prime 8 partite della gestione Breda avete fatto 12 punti e il tecnico aveva rianimato il Delfino. Secondo te che cosa è successo, Vincenzo? Perché è strana questa metamorfosi negativa, cioè un punto nelle ultime 6 partite, 5 sconfitte. Non faccio fatica a risponderti, perché, come ti ho già detto adesso, penso nasca da tante cose, ecco, dall'atteggiamento, dal coraggio, dal voler osare fare quel qualcosa in più e andare oltre i limiti che oggi stiamo dimostrando singolarmente come giocatori. Posto? Ok, perfetto. Abbiamo dunque ascoltato Vincenzo Fiorillo. Credo che non si presenti più nessun altro in sala stampa. Del resto abbiamo ascoltato il capitano del Pescara e poco fa anche prima Breda, che ha detto non mi dimetto, però insomma sembra arrivata al capolinea l'avventura del tecnico trevigiano. Vedremo se è davvero così. Addirittura si parla di Grassadonia. Fabio, i rumors
parlano di questo nome, Grassadonia, che tra l'altro conosce bene Bocchetti perché credo che abbiano lavorato insieme nella Paganese. Non mi vorrei sbagliare, Bocchetti era direttore sportivo e Grassadonia allenatore, correggimi se sbaglio. No, non sbaglio. E quindi vedremo se sarà davvero Grassadonia il nuovo allenatore del Pescara. Però prima della pubblicità ha detto cose importanti Fiorillo, se vogliamo, no? Perché ha dichiarato testualmente: ci vuole coraggio, bisogna osare. Beh, sentendo le due conferenze, quella del mister e quella di Vincenzo, sinceramente nella mia testa ho pensato che il mister fosse Fiorillo e Breda fosse un giocatore, perché è vero che lui fa il portiere ed è più facile analizzare la partita da dalla porta, però Vincenzo è un ragazzo intelligente, umile e anche oggi non ha sbagliato, è andato al cuore del punto, e Breda invece secondo me sta perdendo un po' di conoscenze anche nella comunicazione, perché ha fatto un'analisi secondo me non corretta della partita, anche in merito alla domanda che gli hai fatto tu a livello tattico. Diceva che Bellanova era alto, io non l'ho mai visto giocare alto sinceramente, quindi Vincenzo ha toccato il punto cruciale, fondamentale di questa situazione che stiamo vivendo, che è la mancanza di coraggio, e la mancanza di coraggio la dà Massimo, la dà l'allenatore dal mio punto di vista. Sì, Enrico. Io solo per chiudere, perché sta uscendo il pullman del Pescara, volevamo mostrare in presa diretta, scortato dalla polizia, e ci fermiamo qui perché sta nevicando, fa freddo, non c'è nessuno. A proposito, qualche rumor, hai raccolto qualche voce magari sulla panchina? No, perché abbiamo letto di Grassadonia. Allora, quello che ti avevo detto all'inizio, che mentre scendevamo fuori, uscivamo fuori dallo stadio, ascoltando, captando qualche voce di chi è molto vicino alla società, la volontà era quella di cambiare. Questo te lo posso confermare. Sui nomi dei sostituti no, sento da te di Grassadonia, ma ti posso dire che persone molto vicine alla società mi hanno detto in confidenza che c'era la volontà di cambiare. E c'era del resto anche dopo la sconfitta. Vediamo se c'è Max, guarda, vediamo se ci dice qualcosa Max Mucciante, vediamo un po'. Max, vieni, c'è Max Mucciante, almeno cerchiamo di capire un po' dalla voce dell'ufficio stampa della Pescara. Oramai sei ospite fisso, che ci dici? Ti dico che purtroppo il clima lo potete soltanto immaginarlo, e sono tutti abbastanza sconfortati, speriamo di ricaricare le batterie, non sappiamo come e quando, però qualcosa si deve pur fare, non possiamo arrenderci oggi. Allora io ti dico, i rumors che abbiamo captato noi sono che la società vuole cambiare, non so se tu ci puoi dire qualcosa in più. No, non vi posso dire qualcosa in più, anche se sapevo qualcosa in più non ve lo dicevo, sono onesto, quindi ve lo dico immediatamente. Sì, molto probabilmente quando succedono queste cose bisogna dare una scossa. Se questa sia la mossa giusta io non lo so, perché faccio un altro tipo di lavoro. Chi è sopra di me, evidentemente, se sta facendo questo genere di valutazioni, avrà fatto insomma, sul piatto della bilancia avrà messo anche questo in considerazione. Però al di là di quello che possa essere la guida tecnica, parliamoci chiaro, in campo ci si va con un altro atteggiamento. Ti chiedo una cosa Max, se hai sentito magari il presidente in queste fasi post partita? No, l'ho sentito prima perché, come sapete, oggi è il compleanno. Purtroppo. Compleanno amaro, gli facciamo gli auguri al presidente Sebastiani, ma è un compleanno amaro. Presto, purtroppo non c'è stato il regalo, anzi, c'è stato un primo tempo da mettere proprio da buttare, qualcosa da recuperare nel secondo tempo, però. Ripeto, è poco. Ti chiedo un'ultima cosa, Max. Tu che vivi comunque la squadra quotidianamente, che ambiente vedi in settimana durante gli allenamenti? Perché è inspiegabile come dalla buona prova di Empoli si passa a questo primo tempo che era una fotocopia spiccicata della partita con la Regina. Guarda, tu eri con me ad Empoli, hai visto anche i ragazzi che salivano sull'autobus. Hai visto che c'era proprio tutto un altro tipo di atteggiamento, e questo atteggiamento se lo sono portati anche per 2 o 3 giorni. Io vedo gli allenamenti, sono belli intensi, belli carichi. Non so cosa succede quando vengono in campo, forse la paura, forse non lo so, la pressione di essere ultimi, non osano quel qualcosa in più che alla fine è l'unica strada per uscirne, perché se rimaniamo lì inermi non ne usciamo sicuramente. I ragazzi stanno bene,
in settimana. Purtroppo ci sta la domenica. Grazie, grazie a Max Mucciante. E io mi fermo qui, Massimo, ti restituisco la linea, ti ribadisco i rumors che ho captato da persone molto vicine alla società, che c'è la volontà di cambiare la guida tecnica con la collaborazione tecnica di Andrea Berardinelli dallo stadio Adriatico sotto qualche fiocco di neve. Ti restituisco la linea. Ciao. Perfetto. Massimo, ciao Fabio. Grazie, grazie Enrico, grazie, ciao. Enrico, nulla di nuovo, perché insomma era già in bilico, fortemente in bilico, Breda dopo la sconfitta con la Regina in casa sabato scorso. C'era stato questo segnale di vita incoraggiante martedì nel turno infrasettimanale di Empoli, oggi una nuova sconfitta, un primo tempo inguardabile, e quindi è chiaro che insomma se già c'era l'intenzione di cambiarlo a fine partita una settimana fa, figuriamoci oggi, quindi mi sembra nulla di clamoroso. 16:56, ci fermiamo per pochi istanti, la linea alla regia. Bene, 17:15, l'ultima parte di questa trasmissione. Intanto vi ricordo ancora, sintetizzo le dichiarazioni di Breda. Breda ha detto in conferenza stampa: primo tempo con paura, senza personalità, quasi rassegnati, meglio nella ripresa, ma non puoi regalare 45 minuti ad una squadra forte come il Venezia. Anche io devo dare qualcosa in più, ma non mi dimetto. Nel secondo tempo non hai dato l'idea di essere rassegnato, era la domanda di un collega, serve maggiore personalità, siamo lenti nel giro palla, sugli esterni non arriviamo mai, nella ripresa qualche segnale l'ho visto, a Odgaard non possiamo dare tutte le colpe, Galano non sta ancora bene, Giannetti è fuori, se vogliamo che la palla arrivi davanti dobbiamo avere, ripeto, più personalità, adesso dobbiamo provare più alternative, però insomma non mi dimetto. Questa è la sintesi delle dichiarazioni rilasciate da Breda in conferenza stampa. Poi lo stesso Fiorillo, il capitano, ha detto testualmente: ci vuole coraggio, bisogna osare. Mi sembra, come hai detto tu, dichiarazioni opposte, no? Sì. Mi sono sembrate rispetto a quelle rilasciate da Breda. Però io ti chiedo, in un centrocampo del genere, ripeto, allora a gennaio le squadre si fanno a luglio, ad agosto, anzi a settembre, perché quest'anno per ovvi motivi il campionato è finito ad agosto, la scorsa stagione, sicuramente l'organico male assortito, questo è poco ma sicuro, l'allenatore non era, secondo me la scelta dell'allenatore è stata sbagliata, lo hanno detto per i risultati, 7 sconfitte in 9 partite, ci riferiamo naturalmente a Massimo Oddo, spogliatoio spaccato, squadra con evidenti problemi anche sul piano della condizione fisica, senza gioco, non che si sia visto il gioco dopo, no, però il gioco non c'è stato mai in questo campionato. È arrivato Breda, che ha fatto bene fino a Reggio Emilia, 12 punti in 8 partite, poi che cosa è successo? A gennaio la società ha cercato di fare il possibile, la paura ha fatto 90, diciamo così, no? Per la posizione di classifica, e quindi ha ingaggiato diversi centrocampisti di spessore per il curriculum, ma secondo me senza ritmo partita, e oggi lo abbiamo visto in modo evidente, no Fabio? Perché i vari Tabanelli, lo stesso De Sena, Macin, Seter non sta bene ma già c'era dall'inizio del campionato, quindi in attacco hai poco o nulla in questo momento perché Giannetti è fuori, insomma i problemi sono tanti. Secondo me il Pescara ha cercato di fare un paio di acquisti di spessore nella linea mediana, perché fondamentalmente non è riuscito a prendere l'attaccante che voleva. E allora ha detto: almeno proviamo ad innervare a livello qualitativo il centrocampo, che comunque, come abbiamo sempre detto anche qua, aveva forse bisogno di una mezzala di gamba, di struttura, di inserimento, una mezzala un po' più tattica. Però secondo me, questi acquisti li ha fatti un po' di ripiego, questa è la mia sensazione. Uno ci stava, due era un po' per, non voglio dire per far contenta la piazza, anche perché è una piazza, come ha detto il sindaco, ho sentito prima quando arrivavo, che stava collegato a una trasmissione precedente, una piazza disinnamorata, che quindi non ha nemmeno adesso la pressione della gente, però chiaramente è una società, per un po' accontentare tutti, anche la stampa, l'ambiente, ha provato con Tabanelli e De Sena a far quadrare i conti. Aspetta, io ho dimenticato Rigoni, perché sì, dei giocatori che sono stati presi, no, Rigoni non l'unico che ha giocato con continuità è stato De Sena, sì. Ha fatto 19 partite con il Brescia, sì. E gli altri hanno giocato pochissimo. Tre centrocampisti sembrano tanti,
Cioè, se tu cambi un reparto intero, oltretutto prendendo non giocatori giovani o prestiti, hai preso Tabanelli e De Sena che hanno fatto tantissimi anni di Serie A, De Sena penso 13-14, certo. E Rigoni l'ha fatta, comunque tre giocatori vuol dire che tu hai bocciato completamente un reparto. E qua bisogna dare qualche attenuante sicuramente anche a Doddo, che come dici tu ha delle responsabilità, io l'ho detto sempre, nella gestione del gruppo soprattutto, perché là lui si è fatto la fossa secondo me, perché l'abbiamo criticato, l'ho criticato spesso e volentieri, ma io credo che lui sia un allenatore competente e preparato, però quando poi ti trovi in uno spogliatoio dove il clima non è ideale, dove litighi con i senatori, qualcosa di lucidità perdi per forza, perché le energie che ti portano via questi litigi sono strascichi comunque che poi te li porti. L'alibi che si dà a Oddo è che Memusciai quest'anno forse ha dimostrato che per lui la Serie B sotto un certo punto di vista inizia a essere faticosa farla tutte le domeniche, forse può anche essere un giocatore importante ed utile gestito perché ha la sua età. L'alibi che si dà a Oddo è che Valdifiori è arrivato, che ha fatto tantissima fatica, è vero che lui poi l'ha subito fatto fuori, però non stava bene. Galano a inizio campionato ha fatto male, e quindi se tu hai 3-4 giocatori che fanno male, oltretutto ci litighi, poi diventa difficile. A Breda l'alibi adesso a me mi viene difficile darglielo, perché l'organico è vero che non è di primissimo piano, però è un organico che ha doppioni, che ha giocatori. Io ogni domenica secondo me una o due scelte nell'undici titolare e soprattutto nella lettura della partita sono sbagliate, io purtroppo la vedo così. Anche troppi però i giocatori, perché 30 troppi, una enormità. Lo erano prima con Oddo, sì, sì. Sono rimasti praticamente, è rimasto lo stesso numero di giocatori con Breda, però tant'è, insomma, io ho citato dei giocatori che finora avevano avuto poco minutaggio nelle squadre in cui hanno giocato. Macin, Tabanelli, stessa cosa, 200 minuti con Tabanelli, la Frosinone. Tabanelli, Macin e Rigoni massimo non sono in grandissima condizione. Rigoni aveva giocato 5 minuti col Monza. Non si vede. Sorensen aveva giocato solo una partita a Tabanelli ottobre. Non ha forza, fa fatica, lo vedo un po' spesato, avulso dalla manovra, cerca ogni tanto di buttarsi dentro l'aria su qualche palla laterale, ma è chiaro che un giocatore come lui, da lui ci si aspetta qualcosina di più anche nella manovra, no? Come presenza. Machin si accende, come hai detto tu, ogni tanto, però non ha nemmeno lui la forza poi per andare ad essere incisivo. De Sena non l'ho visto bene nemmeno oggi. È una serie di giocatori che poi sono indietro di condizione e determinano i risultati che stiamo avendo. Vedremo quello che succederà, insomma un passo dall'esonero, così sembrerebbe Roberto Breda. Bucchi e Rastelli hanno detto no, queste le ultime notizie. Tra i papabili Lerda, Grassadonia, Calori e Drago. Vedremo quello che accadrà, vi terremo informati. 17:23, grazie a Fabio Ferraresi, che ritroverete naturalmente venerdì, anticipo di Frosinone ore 21, Frosinone Pescara venerdì prossimo. Grazie a tutti, buona serata.